ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Un'atmosfera surreale alla chiesa di Santa Croce a Calcinelli per i funerali congiunti di Davide Zandri, 44 anni, e suo figlio Fabio, di nemmeno 8 anni, morti annegati sabato scorso a Fano in un braccio di mare davanti alla spiaggia libera Gimarra. Nella chiesa gremitissima della località in cui la famiglia risiede, il rito officiato dal parroco Don Matteo. Siamo qui a provare a dirci che senso ha la vita e la morte. Perché quando vogliamo il senso della vita e della morte, questo sì che ci può cambiare la vita. Familiari, amici e conoscenti si sono stretti per tentare di consolare la disperazione di Stefania, moglie di Davide, l'uomo che nell'estremo tentativo di salvare i due figli che si trovavano in enorme difficoltà a causa del mare agitatissimo, ha perso la vita urtando violentemente con la nuca contro gli scogli. Davide ha da sempre dato tutto se stesso per i suoi tre figli. Il più grande di 15 anni quella maledetta mattina aveva deciso di non seguire la famiglia in spiaggia e non è riuscito a salvare Fabio, con cui ha compiuto l'ultimo viaggio in questo funerale congiunto pieno di tristezza. Peccherei di superficialità rispetto al dramma di Davide, di Fabio e della loro famiglia, perché domani dobbiamo andare avanti. E dobbiamo andare avanti? Stefania domani dovrà dire devo andare avanti, e solo perché ho altri due figli da portare, da cullare, da far crescere, non c'è qualcosa di più. La cerimonia in chiesa è stata accompagnata dal lutto cittadino a Colle al Metauro, dove il sindaco Pietro Briganti ha fatto disporre le bandiere a mezz'asta in municipio, invitando tutti gli esercizi a sospendere le attività con le serrande abbassate per un paio d'ore a cavallo dell'orario dei funerali. Lutto cittadino rispettato anche a Terre Roveresche, comune da cui proveniva Davide, originario di Orciano. Qui il sindaco Antonio Sebastianelli ha annullato ogni manifestazione pubblica e fatto osservare un minuto di raccoglimento in tutti gli uffici comunali. La grande vicinanza della gente è stata manifestata anche dalla solidarietà con una raccolta di fondi online per sostenere la vedova di Davide Zandri.